Essere stato invitato a tenere queste lezioni, anche perché ritengo, diciamo, innanzitutto doveroso che ci sia un rapporto il più stretto possibile tra l'università e le scuole superiori, e poi perché anche, diciamo, dal punto di vista umano ho rincontrato diversi miei ex allievi e allieve che mi fa sempre piacere rivedere a distanza di vari anni. Io parlerò di fisica nucleare e di fisica delle particelle elementari. Il mio nome è quello che sta scritto qua, appartengo al Dipartimento di Fisica dell'Università di Salerno. Più esattamente ho diviso le 2 ore, credo di avere 2 ore di lezione, diciamo. Vabbè, no. Prima ho diviso il tempo che ho in realtà in 3 parti. Comincerò a parlare inizialmente di fisica nucleare. Poi, nella seconda parte, fisica subnucleare o delle particelle elementari, che sono essenzialmente sinonimi, e poi nell'ultima parte, se avrò ancora un po' di tempo, parlerò un po' della cosmologia del Big Bang. Io ho l'abitudine di partire da zero, adesso non voglio offendere nessuno, nel senso che trovo comunque, sicuramente voi moltissime delle cose che dirò che sono cose semplici, le saprete, non... però vi prego di non, diciamo, annoiarvi o indisporvi, nel senso che io ho sempre trovato, io credo di essere più anziano in questa stanza e quindi ho sempre trovato utile partire da zero nelle mie lezioni, cioè non dare per scontato praticamente nulla, in modo che chiunque, diciamo, avesse, diciamo, voglia di starmi a sentire potesse seguire le mie lezioni. Quindi anche il livello sarà essenzialmente molto molto semplice, tranne per alcune parti che ho aggiunto semplicemente per completezza, però, diciamo, è semplicemente per darvi un riferimento culturale, non, ovviamente non credo che saranno cose che potrete poi raccontare ai vostri studenti. Vabbè, allora direi di cominciare senz'altro. Qui ho fatto l'indice delle cose che dirò per quanto riguarda la fisica nucleare, allora parlerò innanzitutto vi darò un minimo di cenni storici molto velocemente, poi parlerò della struttura del nucleo e delle forze di interazione che lo tengono insieme, e poi parleremo di masse nucleari di energia. Scusate, io sono abituato a fare lezione vecchio stile, cioè col gesto, quindi non sono abituato a leggere, però mi dà un po', diciamo, di fastidio, però purtroppo inizialmente pensavo di fare delle trasparenze molto molto sintetiche e di parlare io, poi credo che invece sia più utile per tutti quanti se, diciamo, qua, molte delle cose che dirò vengono scritte, in modo che, però a me dà un po' di senso di stranezza. Parlerò di radioattività alfa, beta e gamma, unità di misura, fissione nucleare, fusione nucleare, radioattività ambientale e qualche applicazione. Vabbè, allora, cenni storici, diciamo che lo studio del nucleo comincia con la scoperta della radioattività più di un secolo fa, 1896. Un fisico francese, Becquerel, scoprì appunto che esistono certi materiali che emettono certe radiazioni, di cui parleremo abbondantemente più avanti, quindi non mi dilungo. Nell'anno successivo fu scoperto l'elettrone. L'elettrone, come sapete, è uno dei componenti fondamentali degli atomi. Prima non si sapeva che l'elettricità aveva questa struttura corpuscolare. Tenete conto che le equazioni di Maxwell che descrivono l'elettromagnetismo classico erano state già formulate 30 anni prima, più di 30 anni prima, però erano state formulate sulla base di niente, la gente non sapeva che l'elettricità in realtà, la corrente elettrica dovuta al moto di corpuscoli, cioè di particelle, che furono scoperte, come vedete, 30 anni dopo, molto più tardi, da questo fisico inglese che si chiamava Thomson, che riuscì anche a misurare il rapporto tra la carica e la massa. Non mi dilungo su queste cose che purtroppo non ho tempo di dire tutto, e le cose da dire sono tante. La data del 1910-11 è fondamentale perché è la data delle esperienze di Rutherford, che sono le esperienze che permisero di capire come è fatto un nucleo, come è fatto l'atomo, e in particolare, diciamo, si iniziò a capire come era fatto il nucleo. Nel 1920 fu scoperto il protone. Il nome protone fu dato allo stesso Rutherford, che era un illustre fisico neozelandese che lavorava in Inghilterra. Nel 1932 fu scoperto il neutrone e nello stesso anno Pauli, un grande fisico austriaco, fece l'ipotesi dell'esistenza del neutrino, un'altra particella di cui parleremo abbondantemente più avanti.
Il 32 è anch'esso una data cruciale perché fu scoperta la prima antiparticella, il positrone, che è l'antiparticella dell'elettrone. Di queste cose, se non sono familiari, non vi preoccupate perché ne parleremo abbondantemente. Nello stesso anno fu scoperto da parte della figlia di Madame Curie, Irene Curie, e il marito, Joliot, fu scoperta la radioattività artificiale. 34 è l'anno della teoria di Fermi del decadimento beta, di cui parleremo. Lo stesso Fermi, l'anno stesso anno, scoprì la fissione indotta da neutroni lenti. La fissione a catena dell'uranio fu scoperta da due fisici tedeschi, Hans e Trasman, 4 anni dopo. Nel 42 Fermi, sempre a Chicago, accese la prima pila atomica. E nel 1945, purtroppo, diciamo, ci fu la prima esplosione nucleare, la prima bomba atomica, seguita poi nel 1950 dalla bomba termonucleare o bomba H. E di queste bisogna parlare perché sono applicazioni, diciamo, purtroppo nefaste dell'energia nucleare, che per fortuna ha anche, e sperabilmente potrà avere anche, applicazioni non belliche, applicazioni molto più pacifiche. Va bene, allora Becquerel scoprì la radioattività. Che cosa scoprì? Scoprì che certi nuclei, certi materiali, certe sostanze, non parliamo anche dei nuclei, non sapeva all'epoca che esistessero, emettono 3 tipi di radiazione. Queste radiazioni furono chiamate semplicemente alfa, beta e gamma, usando le prime 3 lettere dell'alfabeto greco. E furono fatte delle misure di queste radiazioni e si scoprì che erano radiazioni di tipo completamente diverso. Le particelle alfa sono molto pesanti, sono cariche positivamente. Le particelle, i raggi beta cosiddetti, invece, sono proprio elettroni. I elettroni si conoscevano, stati scoperti anno prima e quindi furono individuati come elettroni. Le particelle alfa, come ho detto, sono molto più pesanti, hanno una carica positiva, l'elettrone c'è una carica negativa, una carica positiva che è il doppio della carica in valore assoluto dell'elettrone, e hanno una massa molto più grande, circa 8.000 volte maggiore. Quindi sono molto più pesanti. I raggi gamma, entrambe queste particelle, alfa e beta, vengono deflesse da un campo magnetico. Se si apre un campo magnetico, una particella carica in movimento, queste particelle subiscono una curvatura e vengono deflesse in 2 direzioni diverse a seconda del segno della carica. Quindi questo permise di discriminare i raggi alfa e i raggi beta. I raggi gamma invece non venivano deviati da campi magnetici e molto presto si capì che consistevano essenzialmente di radiazione elettromagnetica, onde elettromagnetiche analoghe ai raggi X che erano stati scoperti qualche anno prima, alle onde radio che erano state prodotte in laboratorio da Hertz, eccetera, eccetera. Sempre Madame Curie scoprì, Becquerel aveva lavorato essenzialmente con l'uranio. Madame Curie, oltre a approfondire il problema dello studio della radioattività, scoprì altri materiali radioattivi, essenzialmente il radio e il polonio, qualche anno dopo. Veniamo all'esperienza di Rutherford. L'esperienza di Rutherford fu cruciale per il seguente motivo. Ora, quando Thomson scoprì l'esistenza dell'elettrone, formulò anche il primo modello di atomo. Allora, le dimensioni dell'atomo si conoscevano, sono circa, diciamo, il raggio dell'intero atomo, sono circa 10 a meno 10 metri, un angstrom, poi chiaramente, diciamo, le dimensioni cambiano a seconda del tipo di elemento, però diciamo grossa, le dimensioni erano note. D'altra parte si sapeva che l'atomo è elettricamente neutro, e però conteneva elettroni, diciamo questo è qui. Allora Thomson fece l'ipotesi che l'atomo, oltre a contenere questi elettroni, contenesse anche una nuvola di carica positiva, una nuvola che riempiva l'intero atomo. L'esempio che faceva era quello di un panettone con l'uvetta dentro al panettone, un esempio che credo sia familiare a diversi di voi. L'uvetta sarebbero stati gli elettroni che andavano avanti e indietro all'interno di questa nuvola di carica positiva che serviva a compensare la carica negativa degli elettroni. Benissimo, allora Rutherford andò in laboratorio per verificare questa ipotesi fatta da Thomson, e la verifica consisteva in questo, diciamo, questo è lo schema del suo apparato sperimentale. Allora lui aveva una sorgente di particelle alfa, quelle scoperte da Madame Curie, eccetera, essenzialmente radio. Queste emettono queste particelle, qui sono rappresentate da questa linea rossa, le particelle andavano a collidere contro una lamina di oro, si usa l'oro perché si può laminare, come sanno gli orefici, è molto malleabile, quindi si possono fare delle lamine molto molto sottili, quindi questa foglionina di oro era estremamente sottile, qua diciamo è rappresentata come se fosse composta da 2 strati atomici. E queste particelle di alfa, cariche positivamente, dovevano essere, quindi avrebbero dovuto collidere, quindi urtare, diciamo, con gli atomi dell'oro,
e subire una deviazione. Allora, facendo i calcoli, secondo il modello di Thomson, la stragrande maggioranza delle particelle alfa avrebbero dovuto attraversare il foglio di oro senza essere deviate. Soltanto qualcuna avrebbe dovuto deviare di molto poco, però. Con enorme sorpresa, invece, Rutherford, in realtà diciamo lui avrebbe progettato l'esperienza, ma chi fece effettivamente il lavoro furono i suoi collaboratori, Geiger e Marsden, i quali con dei microscopi osservavano la deviazione, vedete queste linee qua, le particelle alfa deviate, misuravano l'angolo di deviazione. L'angolo di deviazione si poteva misurare perché qui c'è uno schermo, ogni tanto perdo la freccia, il cursore. Qui c'è uno schermo di solfuro di zinco che emette un luccichio quando viene colpito dalle particelle alfa deviate dalla lamina. Vabbè, allora questi poveretti erano stati obbligati da Rutherford, che mi raccontava il mio professore, una specie di schiavista, obbligati a stare giorni e giorni, perché il processo è molto lento, a registrare gli angoli di deviazione, addirittura prendevano delle droghe per dilatare la pupilla, per rendere l'occhio più sensibile, spero che poi non si siano drogati effettivamente. Non sia. E vabbè, allora la cosa sorprendente qual è? È che alcune delle particelle alfa subivano deviazioni enormi, vedete questa qui, credo che il cursore si veda anche nel... Questa è una, diciamo, mentre molte in questo disegno attraversano la lamina d'oro senza deviazione, ce ne sono alcune che subiscono deviazioni notevoli e alcune addirittura vengono rimbalzate praticamente all'indietro. Allora racconta Rutherford che la sorpresa, insomma, le previsioni erano completamente diverse e la sorpresa era dello stesso tipo, come se uno avesse sparato una cannonata su un foglio di carta velina e il proiettile fosse rimbalzato incontro, diciamo, questo è il tipo di... La conclusione, è che il modello di Thomson era completamente sbagliato e quindi andava sostituito con un modello diverso. Per spiegare questa deviazione occorreva che la carica, tenete conto che le particelle alfa non vengono deviate dagli elettroni, che sono leggerissimi. Essendo leggerissimi non possono influire sulla traiettoria delle particelle alfa, che sono molto più pesanti, no? È come se voi lanciaste una palla all'interno di una nuvola di moscerini, i moscerini si scansano, la palla continua ad andare. Quindi le particelle alfa invece erano deviate dalla carica positiva dell'atomo, e per poter produrre questa deviazione occorreva che la carica positiva fosse concentrata enormemente in modo da produrre un campo elettrico molto più intenso di quello calcolabile usando il modello di Thomson, e inoltre tutta la massa dell'atomo, o meno la stragrande parte, maggioranza della massa dell'atomo, doveva essere concentrata in questo nocciolo molto molto più duro. Quindi Rutherford propose un modello che è quello che, diciamo, usiamo attualmente anche noi per illustrare. È un modello, cioè non corretto, perché è un modello classico. L'atomo va descritto usando la meccanica quantistica, quindi non si possono usare, come sapete, modelli come questi classici, però diciamo, per rendere l'idea, è che l'atomo è composto da questo nucleo in cui è concentrata la carica positiva e quasi tutta quanta la massa dell'atomo, e poi attorno girano gli elettroni esattamente come nel sistema solare i pianeti ruotano intorno al Sole. Quindi in questa rappresentazione si parla appunto di un atomo fatto come un piccolo, minuscolo sistema solare. Al posto del Sole c'è il nucleo, al posto dei pianeti ci sono gli elettroni che ruotano intorno. Qua ho riportato... Adesso andrò più velocemente perché mi rendo conto che altrimenti non riusciamo a dire che in minima parte le cose che mi ero proposto. Qui ho semplicemente riportato cose ben note. Allora, i componenti dell'atomo sono l'elettrone, che si indica con la lettera A, il protone, la lettera P, e il neutrone. Le cariche sono quelle che sono scritte qua, sono ben note, quindi la carica dell'elettrone è meno 1.6 per 10 a meno 19 coulomb. Il protone c'è una carica positiva esattamente uguale alla carica dell'elettrone in valore assoluto, esattamente uguale. E il neutrone invece, come dice il nome, non ha carica elettrica, ha carica zero. E qui sono riportate le masse. Come dicevo prima, la massa dell'elettrone è circa 2000 volte più piccola della massa sia del protone che del neutrone, che hanno praticamente la stessa massa. In realtà il protone è un po' più leggero del neutrone, ma di molto poco. Qui ho riportato questa tabella, le masse sia in chilogrammi che in MeV, mega electron volt, diviso il quadrato della velocità della luce, che è un'unità di misura che si usa molto frequentemente in fisica delle particelle elementari. I fattori di conversione sono segnati qua. Io poi chiaramente queste trasparenze le darò a Emilio, e poi le metterò a disposizione
di tutti quanti interessati. Vabbè, allora il neutrone, come ho detto, fu scoperto, non si conosceva all'epoca di Rutherford, fu scoperto una trentina di anni dopo, 1932. E si scoprì subito che il neutrone è una particella instabile, cioè mentre sta all'interno di un nucleo continua a vivere per l'eternità, invece fuori dal nucleo, mentre elettrone e protone sono particelle stabili, fuori del nucleo il neutrone decade apparentemente in questo modo, cioè decade vuol dire che scompare, si disintegra, non c'è più. E dando luogo invece a un protone e un elettrone, sono segnati qua, queste formule non ci date, non mi date troppa importanza, in realtà il punto che volevo sottolineare qual è che si può studiare, questo si chiama un decadimento tecnicamente appunto, si può studiare questo tecnicamente usando le leggi di conservazione relativistiche dell'energia e della quantità di moto. E applicando queste due leggi, diciamo le formule sono più o meno, cominciano con quello che sta scritto qua, si può calcolare che cosa? Che se il decadimento fosse effettivamente in due particelle, cioè protone ed elettrone soltanto, l'elettrone avrebbe un'energia fissata, tenendo conto che è facile misurare l'energia dell'elettrone. Allora l'elettrone avrebbe nel decadimento un'energia univocamente fissata, invece andando a fare le misure si trova che l'energia dell'elettrone variava in maniera continua da zero fino a un valore massimo. Questo non era spiegabile, se non le ipotesi furono due. Ci fu un grandissimo fisico che sicuramente ricorderete, Bohr, che era pronto a ammettere che non si conservassero energie e quantità di moto, quindi era pronto a rinunciare, come si era rinunciato a tanti concetti della fisica classica, era pronto a rinunciare anche a queste leggi fondamentali. Invece Pauli, che era anche lui diciamo, un genio della fisica, molto più conservativo, disse no, probabilmente esiste una terza particella che sfugge, quindi il decadimento anziché essere a due particelle è un decadimento a tre, e quello che sta scritto qua, cioè il neutrone si disintegra dando luogo a un protone, a un elettrone, a quest'altra particella. Questa particella era una particella molto evanescente, nel senso che non si vedeva, e Fermi stesso qualche tempo dopo la chiamò neutrino, era una particella elettricamente carica, però molto più leggera, molto più sfuggente del neutrone, quindi fu chiamata da Fermi il neutrino. In realtà c'è una sbarretta sopra, come vedete, quindi questo non è esattamente un neutrino, ma tecnicamente si chiama un antineutrino, un'antiparticella, comunque non ci preoccupiamo di questo. Struttura del nucleo. Allora, dico cose ben note, il nucleo adesso è fatto più o meno come vediamo qua, questa è una raffigurazione di un nucleo di elio, qui diciamo che è ingrandito la parte nucleare, ci sono questi due, sono i due protoni, e questi due in giallo sono i due neutroni, assieme questo forma una particella alfa, poi si scoprì, non l'ho detto ancora, ma la particella alfa in realtà era un nucleo di elio, quindi un atomo di elio privato dei suoi elettroni. Le concetti, le definizioni utili sono queste, con A normalmente si indica il numero di massa, cioè il numero totale di protoni e di neutroni, con Z si indica il numero atomico, cioè il numero di protoni, quindi questa particella ha cioè Z uguale a 2 e A uguale a 4, questa particella alfa, il numero di neutroni chiaramente la differenza tra i numeri che ho detto prima, e quando non si vuole indicare in particolare se si tratta di un componente del nucleo, se è veramente un protone o un neutrone, si usa il termine nucleone, che è un termine generico per indicare entrambi. Un'altra parola che ricorre spesso è quella di isotopo. Gli isotopi sono due nuclei che occupano la stessa posizione, come dice la parola, nella tavola periodica. Sono nuclei quindi che hanno lo stesso Z, quindi lo stesso numero di protoni, e diverso numero di neutroni, e quindi diciamo anche diverso peso, perché il peso ovviamente è determinato sia dal numero di protoni che dal numero di neutroni. Le proprietà chimiche sono esattamente le stesse, le proprietà chimiche dell'elemento dipendono soltanto dal numero dei protoni, che in condizioni normali, quando l'atomo non ionizza, è esattamente uguale al numero degli elettroni che ruotano attorno. Questi che ho rappresentato qua sono i tre isotopi conosciuti dell'idrogeno, quindi l'idrogeno ordinario, che ha un nucleo composto da un solo protone, l'elettrone gira attorno, poi c'è il deuterio, che è un nucleo fatto da un protone e un neutrone, e si indica in questo modo qua, e poi c'è il trizio, che è composto, come dice il nome, da un protone e due neutroni. È sempre idrogeno, ha esattamente le stesse proprietà dell'idrogeno. Il deuterio si trova abbondantemente nell'acqua di mare,
Anche noi siamo composti in parte di deuterio, in piccola parte, la maggior parte diciamo dell'acqua ordinaria è composta di idrogeno ordinario. Il trizio invece si produce nell'alta atmosfera a causa di raggi cosmici, comunque diciamo è presente nell'atmosfera. Ho fatto qui la stessa rappresentazione per l'elio. L'elio ha due isotopi, uno si chiama elio 3, due protoni e un neutrone, e l'elio 4 è il nucleo che compone la particella alfa, è fatto da due protoni e due neutroni. Per indicare un particolare tipo di nucleo si usa spesso il termine nuclide, nuclide, un termine generico per indicare. Vabbè, qui ho indicato chiaramente aumentando il numero atomico e il peso atomico aumenta il numero degli isotopi, per esempio il piombo in questa, in cui sono riportati non tutti, ma gli isotopi più stabili, qui ne sono riportati 6, di cui quelli naturali sono 4. Sono indicati qua e vabbè, poi ce ne sono altri invece sono elementi artificiali che vengono prodotti artificialmente nel modo che vedremo tra un poco. Vabbè, allora ho parlato di come è fatto un nucleo e parliamo un attimo invece delle forze di interazione nucleare. Allora, chiaramente le forze che tengono assieme il nucleo sono due. Come sapete sicuramente sono l'interazione, il termine che si usa tipicamente al posto di forza è interazione, ma è un sinonimo essenzialmente. Allora c'è l'interazione elettromagnetica che determina la repulsione tra i protoni che costituiscono il nucleo. Sono carichi dello stesso segno e quindi si respingono. Se si va a calcolare la forza, si trova una forza che è piccola, però tenendo conto che le masse sono estremamente piccole, è una forza estremamente intensa, tenendo conto appunto a causa della vicinanza. Delle dimensioni del nucleo parleremo tra un poco. Allora è ovvio che per compensare questa forza di repulsione occorre una forza più intensa che tenga legati protoni e neutroni all'interno del nucleo, altrimenti il nucleo appena formato esploderebbe. Questa forza, che doveva essere appunto più intensa dell'interazione elettromagnetica, fu chiamata interazione forte, giustamente, questo è il nome. Ne parlerò più in dettaglio dopo e vi devo dire comunque che c'è una profonda differenza. A parte l'intensità, sono entrambe forze intense, molto intense, ma l'interazione forte è ancora più intensa, circa 100 volte più intensa dell'interazione elettromagnetica. E però, mentre l'interazione elettromagnetica ha un raggio d'azione infinito, cioè in teoricamente anche se portate due particelle cariche a qualunque distanza interagiscono, la forza di interazione scompare soltanto se la distanza fosse infinita, invece l'interazione forte ha questa particolarità che scatta soltanto quando la distanza tra le particelle interessate è estremamente piccola, dell'ordine di 10 a meno 15 metri. Questo 10-15 metri ricorre spesso ovviamente in fisica nucleare e si chiama un femtometro. Il femto è una parola danese che significa 15. In realtà originariamente questo veniva chiamato un fermi e per fortuna il simbolo FM è rimasto lo stesso, quindi bisognerebbe chiamarlo femtometro, però io lo chiamo fermi in onore al nostro grande scienziato. Le masse nucleari si misurano ovviamente in un'unità più comoda che si chiama unità di massa atomica e si indica semplicemente con U. Una unità di massa atomica è un dodicesimo della massa dell'intero atomo di carbonio 12, dell'intero atomo, tenendo conto del nucleo e degli elettroni, è giusto un dodicesimo. Qui c'è il fattore di conversione, una U corrisponde a questo numero qua, 1.66054 per 10 a meno 27 kg. E molto spesso, come ho detto, si usa invece il mega electron volt, cioè il mio electron volt sul C4. E la conversione è questa qua, un'unità di massa atomica equivale a 931.5 mega electron volt sul C4. Vabbè. Le dimensioni nuclei, come ho detto, sono nell'ordine del Fermi. I raggi nucleari sono dati molto bene da questa, si possono misurare i raggi nucleari con buona precisione, con certe esperienze alle quali forse potrò accennare, e la formula che dà i raggi nucleari, si può immaginare il nucleo come una specie di sferetta, dopo dico qualcosa di più preciso su questo, il raggio è proporzionale al numero di massa, alla radice cubica più esattamente il numero di massa, quindi ovvio che crescendo il numero di massa, cioè il numero di la complessità del nucleo, cresce anche la dimensione dell'intero nucleo, però l'ordine di grandezza è sempre questo qua. Oh, è interessante ricordare che i raggi delle orbite elettroniche sono circa 10.000 volte maggiore delle dimensioni dei nuclei. Che vuol dire? Un esempio che faccio sempre ai miei studenti: se voi immaginate di ingrandire un nucleo e farlo diventare l'ordine di un metro,
Il primo elettrone dell'atomo lo trovate a 10 km circa o più di distanza, quindi se il nucleo stesse qua, ingrandito, il primo elettrone sarebbe a Fisciano e poi gli altri sarebbero... Quindi in pratica l'atomo è essenzialmente vuoto, a parte diciamo tutta la massa è concentrata in grosso, concentrata in uno spazio estremamente piccolo. Qui c'è un grafico più diciamo, dettagliato di come va la densità della materia nucleare e vedete che c'è un pianerottolo, quindi le varie curve si riferiscono a vari, questo è calcio, cobalto, indio, questo qua è l'oro che ha diciamo, numero di massa maggiore e vedete che c'è praticamente un pianerottolo in cui la densità resta praticamente costante e poi diciamo, la densità non va a zero bruscamente come se fosse proprio una sfera metallica per esempio, la densità interno sarebbe un certo valore e poi andrebbe a zero, invece decresce in questo modo qua, in maniera più o meno dolce, e quindi per raggio in genere si intende diciamo, la dimensione a metà altezza di questa curva, quindi questi sono i raggi più o meno nucleari. Interessante osservare, a questo punto noto il raggio e nota la massa, si può calcolare la densità. La densità del nucleo viene un numero estremamente elevato, 2.3 per 10 alla 17 kg al metro cubo. Per confronto la densità dell'acqua è ovviamente molto minore, 10 alla 3 kg al metro cubo, quindi vedete c'è un fattore 10 alla 14 di differenza. E tanto per diciamo, capirci un po' meglio, se prendessimo un centimetro cubo di materia con la stessa densità del nucleo, questo peserebbe più di 100.000 tonnellate, non ho fatto un calcolo preciso, ho fatto un calcolo a occhio, ma insomma tanto per renderci conto di... peserebbe sicuramente più dell'Empire State, il grattacielo più alto di New York. La densità del nucleo è uguale a quella delle stelle a neutroni, quindi non è l'unico posto in cui in natura in cui si riescono a realizzare densità simili, ma anche nelle certe stelle che si chiamano stelle a neutroni, che sono fatte invece il nome di neutroni, la densità è la stessa. Un concetto molto importante è quello di energia di legame dei nuclei. Il punto qual è? Che ci si accorse molto presto, misurando le masse di ogni nucleo, che la massa di ogni nucleo stabile è sempre minore della massa dei protoni e dei neutroni che lo costituiscono. La differenza è chiamato difetto di massa e secondo la formula di equivalenza tra massa ed energia di Einstein è dovuta all'energia di legame che tiene assieme i nucleoni. E in pratica questo corrisponde al lavoro che bisognerebbe compiere se uno volesse rompere il nucleo nei suoi componenti. Quindi se si vuole rompere un nucleo stabile bisogna cedergli energia, questa è l'energia di legame. Quindi ripeto, è definita come il difetto di massa tipicamente. Proprio diciamo il sinonimo del... Vabbè, qui ho fatto un esempio di calcolo di questa, tanto per dare un'idea di come si fanno questi calcoli e dei numeri che vengono fuori. Questa è l'energia di legame del deuterone. Il deuterone sarebbe il nucleo del deuterio, cioè è una struttura molto stabile fatta da un neutrone e un protone. Formano uno stato legato, ricordate il secondo isotopo dell'idrogeno. L'energia di legame si calcola facendo la differenza tra la massa moltiplicata C al quadrato, no? La famosa formula di Einstein, equivalenza di massa e energia, del neutrone. Lo stesso bisogna fare per il protone e poi bisogna sottrarre la massa del deuterone. No, qua bisogna fare una cosa tecnica, cioè bisogna aggiungere e sottrarre il prodotto della massa di un elettrone per C al quadrato, semplicemente perché in questo modo qui... Si vede il cursore, scusate, benissimo. Che in questo modo, con questo trucchetto, qui compare la massa dell'idrogeno ordinario, dell'atomo di idrogeno, non più del nucleo, e questo qui compare la massa del deuterio, inteso. E perché? Perché si usano queste masse? Perché sono quelle che stanno nelle tabelle. In genere i libri portano non le masse nucleari, bensì le masse atomiche, quindi dobbiamo tenere conto anche delle masse degli elettroni, che sono piccole, però non sono trascurabili, non sono zero. Benissimo, mettendoci i numeri che si ricavano dalle tabelle, facendo la differenza riportata qua, esce fuori che l'energia di legame è 2, ho messo il punto, ma insomma spesso 2,224 mega elettron volt. Si tratta di energie, quindi dell'ordine del milione di elettron volt. Voi ricorderete invece che le energie di legame degli elettroni negli atomi sono molto molto più piccole e sono dell'ordine delle decine di elettron volt. Cioè se voi prendete un atomo di idrogeno e volete ionizzarlo, cioè volete separare il nucleo, che è il protone nel caso di io, dall'elettrone, basta cedergli 13,6 elettron volt, un'energia molto piccola. È un'energia in pratica di un fotone della frequenza della luce. Se invece volete fare la stessa cosa scindendo un nucleo di deuterio, dovete dare un'energia che è
circa 100.000 volte maggiore. Questo è il motivo, sul quale ritorneremo, per cui le energie nucleari sono così intense e così importanti sia per le applicazioni belliche che quelle pacifiche. Cioè le energie in gioco, quando si ha a che fare con il nucleo, sono centinaia di migliaia di volte maggiori delle energie che sono in gioco quando abbiamo a che fare con reazioni tra atomi, come le reazioni chimiche. Ci torneremo sopra. In questo grafico è riportata l'energia di legame per nucleone. La forma di questo grafico è importante, ci torneremo sopra chiaramente. Vedete che questa è l'energia di legame, però avendo diviso per il numero dei nucleoni. Quindi l'energia di legame per nucleone. Vedete che la curva parte da qua, questo qua è il deuterio, chiaramente l'idrogeno semplice non ha energia di legame nucleare perché è fatto da un solo. Poi questo qua è il litio, l'elio sta qua, eccetera, eccetera. L'energia di legame per nucleone sale fin quando si arriva qui, a questo pianerottolo che corrisponde più o meno al ferro, che è il nucleo più stabile che esista. Sono, diciamo, il ferro e gli elementi vicini hanno i nuclei più stabili, quindi con il massimo di energia di legame, e poi queste energie di legame decrescono invece da questa parte qua. Questo è importante perché vuol dire che si libera energia quando si fanno fondere due nuclei leggeri per formarne uno più pesante, quando si va, cioè su questo lato della curva avvicinandosi verso il ferro, si libera energia. Analogamente si libera energia quando si prende invece un nucleo pesante da questa parte della curva e lo si scinde e si producono dei nuclei che sono invece più vicini al ferro. Quindi ripeto, se si va o da questa parte qua, oppure da questa parte qua si ottiene liberazione di energia. E questi corrispondono rispettivamente, come vedremo più avanti, alla scissione dei nuclei, cioè alla fissione nucleare, e quest'altra parte qua invece corrisponde alla fusione nucleare. Diciamo, il fatto che si libera energia dipende dalla forma di questa curva. Va bene, allora radioattività alfa, beta e gamma, abbiamo detto qualche cosa, rapidamente si conoscono 270 circa nuclei stabili e circa 4 volte tanto nuclei instabili. I nuclei instabili si trasformano in nuclei stabili invece emettendo tre tipi di radiazione che abbiamo visto in precedenza, quindi radiazione alfa, beta e gamma. E chiaramente, diciamo, ogni particella, ogni nucleo anche che sta in uno stato instabile cerca di portarsi in una situazione più stabile possibile, e per fare questo deve liberarsi di energia in più, e lo fa emettendo questa radiazione, quindi questa energia. Come abbiamo detto prima, vado rapidamente, che le cose già in pratica le ho dette, i raggi alfa sono nuclei di elio, e quindi quando un nucleo emette una particella alfa, perde due cariche positive, e quindi si sposta di due posizioni verso sinistra nella tavola periodica degli elementi, cambia la natura chimica. Il contrario succede invece se si emettono radiazioni beta, perché la radiazione beta, che succede? Vi ricordate, ho parlato prima a proposito del decadimento del neutrone, adesso i raggi beta sono gli elettroni che vengono emessi assieme ai neutrini e ai protoni nel decadimento del neutrone. Allora, forse non sono stato chiaro, il neutrone quando è fuori dal nucleo è una particella instabile, ma anche in certe condizioni, nei nuclei instabili, dentro al nucleo, può decadere, e decade esattamente nello stesso modo, emettendo un protone, un elettrone e un neutrino, come farebbe se fosse libero all'esterno. Il protone resta bloccato dentro il nucleo, e quindi aumenta di un'unità la sua carica positiva, l'elettrone sfugge via, portando via energia, e il neutrino pure, una particella estremamente evanescente, vanno fuori. Però, diciamo, in questo processo l'elemento cambia natura chimica e si sposta invece, avendo acquistato. Esiste una cosa che non sono mai così semplice, esiste un altro tipo di radioattività beta, che si chiama non beta negativa ma beta positiva, in cui quello che decade dentro il nucleo non è un neutrone, bensì è un protone che si trasforma viceversa nelle altre particelle, cioè in un neutrone, un elettrone e un neutrino. Allora, a questo punto la particella acquista il nucleo, si sposta in una posizione nella tavola periodica. I raggi gamma invece, come ho detto, come accennato, sono radiazioni elettromagnetiche molto energetiche e sono prodotti dalla disecitazione di un nucleo. Dico qualche cosa, la natura chimica dell'elemento non cambia, nel senso che se si tratta di cobalto 60 resta cobalto 60 eccetera, semplicemente questo nucleo stava in uno stato eccitato, si dice, aveva più energia di quanto gli servisse e se ne è liberato emettendo un'onda elettromagnetica. E quindi è passato su uno stato di energia minore, in una posizione quindi energeticamente più stabile.
non sono cambiati né il numero atomico e neanche il numero di massa della. In questo schema ho riportato il grafico, ovviamente l'ho preso dalla letteratura. Dunque, in cui vedete, ognuno di questi puntolini rappresenta un nucleo, quindi se non sono tantissimi, quindi dovrebbe essere la somma dei nuclei stabili e dei nuclei instabili insieme. E quelli verdi sono i nuclei stabili, e sono questi qua, centrali, diciamo, e quelli gialli invece sono i nuclei instabili. Come vedete, come ho detto prima, sono molti di più. I nuclei instabili decadono nei tre modi che abbiamo visto, cercando di avvicinarsi, diciamo, dalla posizione gialla alla posizione verde, quindi o spostandosi in un senso oppure spostandosi nel senso opposto. Vedete, inizialmente, diciamo, questa retta qua rappresenta la bisettrice ed è, diciamo, qua è riportato il numero di neutroni, qua è riportato il numero dei protoni. La bisettrice corrisponde ai nuclei che hanno esattamente lo stesso numero di protoni e di neutroni. Come vedete, per gli elementi più leggeri questo succede, però man mano che il nucleo diventa più pesante ha più neutroni, anche quelli stavano più neutroni dei protoni. Questo è dovuto al fatto che le forze nucleari hanno raggio d'azione molto molto piccolo. Voi capite che se il nucleo diventa abbastanza grande, le forze di interazione forte tra due protoni alla periferia non funzionano più, non bastano più, perché scattano soltanto quando la distanza è minore di un femtome, di un fermi. Quindi se sono troppo lontani non c'è più il collasso, non c'è più la forza, e c'è invece la repulsione coulombiana. Quindi se ci fosse soltanto questo, il nucleo non potrebbe esistere. Allora, i neutroni in più servono a fare da collante, è come se avesse dei pezzi da incollare, riunite con dei pezzi di scotch, e quindi più neutroni servono a tenere assieme maggiormente il nucleo, che altrimenti esploderebbe per la repulsione coulombiana. Vabbè, qui ho riportato un esempio di decadimento alfa, ma penso di essere stato già. Questo è americio 41, che si trasforma in nettunio. Questi sono elementi transuranici prodotti artificialmente, emettono particelle alfa e quindi cambia il tipo. Chiaramente esiste una spiegazione teorica di questo fenomeno, e la spiegazione è il cosiddetto effetto tunnel quantistico, di cui immagino che il collega Noce vi abbia parlato. Se volete vi dico qualche cosa, ma se già sapete tutto, non ho capito che significa, se sapete tutto, se volete dire qualche cosa. Allora, classicamente, faccio un esempio semplicissimo, classicamente se voi mettete, purtroppo non c'ho, mettete una pallina in un bicchiere, giusto? Allora la pallina non può classicamente uscire fuori dal bicchiere, a meno che non gli date un'energia sufficiente per superare il dislivello e andare fuori. Questo classicamente. Quantisticamente invece la pallina, la particella, ha una probabilità non nulla di uscire fuori dal bicchiere, un bicchiere diciamo microscopico, senza dover superare, senza aver bisogno dell'energia in più. Questo si chiama effetto tunnel. In pratica, diciamo, questo vale anche per noi, per dirvi una cosa sconcertante, anche noi che stiamo in questa stanza abbiamo la probabilità non nulla di trovarci improvvisamente là fuori. La probabilità è non nulla, ma è enormemente piccola, quindi non vi preoccupate, non succederà. Sicuramente non scomparirò improvvisamente per effetto tunnel. Me ne andrò se mi cacciate, ma insomma questo non... Va bene, allora questo è quello che succede, spiega le particelle alfa, escono fuori da certi nuclei per effetto tunnel, a causa quindi di questo effetto quantistico. Si possono fare vari calcoli, che non sto a fare chiaramente, per calcolare la probabilità di uscita, eccetera, l'energia con la quale escono queste particelle, eccetera. Decadimento beta, invece, come ho detto prima, questo è un radio, un nucleo di radio che si trasforma in attinio, emettendo una particella beta negativa, cioè un elettrone, è un neutrino, il protone resta qua dentro, il protone in più, questo è un decadimento beta negativo, c'è un protone che resta qua dentro. Vabbè, la spiegazione è l'interazione debole, è un tipo di interazione di cui ancora non ho accennato, ma diciamo la causa di questo decadimento che si chiama beta è un terzo tipo di forza del quale parleremo più diffusamente, che si chiama interazione debole. Come spiega il nome, è un tipo di interazione. Vabbè, se il neutrino viene la seconda reazione. Questo qua è il neutrino, questo che sfugge fuori. No, 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 nella seconda reazione c'è scritto anche il neutrino, dovrebbe essere. In questa seconda reazione, questo qua deve essere, sì, probabilmente hai ragione, ti ringrazio, questo qua è sicuramente un antineutrino e questo qua dovrebbe essere un neutrino. Questo qui è rappresentato un decadimento gamma, e quello che vedete qua, questa linea ondulata, rappresenta un fotone, che è un quanto di onda elettromagnetica. Anche questo credo che sia stato spiegato nei corsi precedenti. Cioè le onde elettromagnetiche a livello classico sono composte da un campo elettrico e un campo magnetico oscillante, sono delle onde, a livello quantistico sono un insieme di particelle di massa nulla che si chiamano fotoni,
o quanti di luce. Diciamo, l'aspetto, la differenza è che i quanti di luce sono dei corpuscoli e le onde invece sono, come dice il nome, delle onde. E vabbè, non voglio dilungarmi ulteriormente su queste cose che credo che siano abbastanza note. Come ho detto prima, il raggio gamma è originato dal passaggio di livello di un nucleone all'interno del... Vabbè, qua non ci voglio perdere troppo tempo. Un calcolo analogo a quello che abbiamo fatto prima permette di calcolare l'energia di una particella alfa nel decadimento di un isotopo di uranio molto noto, che si chiama uranio 238. Di nuovo, l'energia è la trasformazione tra la massa, la differenza tra la massa iniziale e quella finale. Quindi la massa iniziale, come abbiamo visto prima, è l'uranio 238, la massa finale è composta da un nucleo di torio e una particella alfa, che è questa qua. Facendo i calcoli, la cosa importante mi preme a sottolineare, vedete l'energia di questa particella alfa, che sono 4,27 mega electron volt, sono energie molto intense, molto rilevanti. Cioè l'energia di un fotone luminoso, la luce ci colpisce, i fotoni della luce ci colpiscono, ma non ci fanno male, a differenza dei raggi ultravioletti, perché le loro energie sono nell'ordine dell'electron volt e non riescono a danneggiare le cellule, cosa che invece comincia a capitare con fotoni più energetici come i raggi ultravioletti, per non parlare dei raggi X, per non parlare dei raggi gamma. Quindi man mano che aumenta la loro energia, e queste sono energie estremamente elevate, sto parlando di energie di raggi gamma, e quelle dei raggi gamma sono analoghe, aumenta la pericolosità di questi raggi, di queste radiazioni. Facendo lo stesso calcolo, vabbè, uno vede che invece un'altra situazione mostra che, nel caso se uno dice vabbè, ma che succederebbe se l'uranio, anziché emettere una particella alfa, emettesse un solo protone, allora facendo i calcoli che abbiamo fatto prima, uscirebbe fuori che l'energia sarebbe negativa, meno 7,66 mega elettron volt, che vorrebbe dire che per poter produrre queste reazioni bisogna fornire questa energia, quindi spontaneamente non può succedere, non può capitare. Energia negativa, decadimento spontaneo impossibile. Vabbè, le cose credo abbastanza note, le leggi della radioattività seguono, la radioattività è un fenomeno puramente statistico e segue esattamente questa legge, molto fedelmente questa legge, c'è un decadimento esponenziale, qui N0 è il nucleo di atomi, cioè di nucleo, la stessa radioattivi presenti all'istante iniziale, N di T è il numero di atomi all'istante T, e vedete che il decadimento segue la legge N0, proporzionale quindi al numero iniziale per E elevato a meno lambda T. Lambda è la costante di decadimento ed è legata al tempo di dimezzamento, ovviamente alla relazione che si ricava subito, diciamo, da questo che sta scritto qua. E quindi il tempo di dimezzamento T un mezzo, che in questo grafico, diciamo, è questo qua, è questo tempo qua, come dice il nome, è il tempo dopo passato il quale trovate metà dei nuclei, sono rimasti metà dei nuclei iniziali. Gli altri sono decaduti, sono trasformati in altre, oppure hanno ceduto, non sono più, diciamo, radioattivi. Questa, facendo la derivata di questa formula qua, trovate la frequenza di decadimento, che è chiamata anche l'attività. L'attività, diciamo, segue un andamento esponenziale esattamente questo, e questa è l'attività iniziale. Questo di nuovo è il numero iniziale, questa è la costante di decadimento. Il grafico, vabbè, l'esponenziale che sta riportato qua. Giusto per completezza ho riportato l'unità di misura di radiazioni ionizzanti, la situazione è complicata, possono essere interessanti perché poi nella vita pratica si parla spesso di queste cose, anche quando succedono incidenti. Vabbè, allora purtroppo ci sono 4 unità di misura, in realtà sono 8 perché sono anche le vecchie 4 che adesso non dovrebbero essere usate più, però vengono usate ancora. Rapidamente, l'attività di cui abbiamo parlato prima è misurata in becquerel. Un becquerel vuol dire un decadimento al secondo. La vecchia unità era Curie, e che corrispondeva all'attività di un grammo di radio, e quindi era molto, molto diversa. L'esposizione è misurata dalla capacità di ionizzazione. Una cosa che non ho detto è che queste radiazioni si chiamano anche radiazioni ionizzanti, nel senso che sono radiazioni talmente energetiche da poter ionizzare gli atomi, cioè quando attraversano gli atomi, queste radiazioni riescono a separare gli elettroni dal nucleo dell'atomo e quindi produrre degli ioni. E quindi in questo modo, se passano attraverso un gas, il gas diventa molto più conduttivo, diventa molto più disposto a condurre elettricità. E quindi il nome che si è stato dato è anche di radiazione ionizzante. L'esposizione, la capacità misurata in coulomb a chilogrammo, cioè l'esposizione che produrrebbe un coulomb di carica in aria per chilogrammo in aria standard. Dal punto di vista poi del risultato biologico,
Sono importanti invece queste due unità qua. La dose assorbita, che misura l'energia assorbita per chilogrammo. Queste radiazioni colpendo il corpo umano cedono energia, colpendo il corpo, ma qualunque altra sostanza. E l'unità di misura che misura questo effetto è il gray. Una dose, come ho scritto qua, un gray vuol dire un joule a chilogrammo, una dose di 3 gray provoca la morte di esseri umani al 50% dei casi, poi gli altri ovviamente subiscono danni gravissimi. La vecchia unità, il rad, era un centesimo del gray. Oh, le cose sono più complicate perché in realtà gli effetti della radiazione dipendono non soltanto dall'energia, ma anche dal tipo di radiazione, se si tratta di raggi gamma, di neutroni, di particelle alfa, di neutroni lenti, eccetera. Oltre a dipendere anche, però questo non ne teniamo conto, qua dipende dal tipo di organo che viene colpito. Allora, per tenere conto di questo, si prende la dose equivalente, la si misura per un fattore di peso che pesa diversamente la radiazione più pericolosa. Per esempio, vedete qua, dovete moltiplicare per 20 nel caso di particelle alfa che sono più pericolose, eccetera. L'unità di misura è sievert. La vecchia unità invece è il REM, di cui forse avete sentito parlare, che era un centesimo di sievert. Vabbè, i dosimetri sono strumenti che misurano dosi equivalenti, cioè appunto sono tarati per misurare questa grandezza qua. Esistono elementi radioattivi naturali e poi esistono elementi radioattivi artificiali, come ben sapete. Allora, esistono quelli naturali, appartengono, quelli che si trovano in natura, appartengono a tre famiglie che hanno tre capostipiti. Le famiglie sono quelle dell'uranio 238, l'uranio 235, sono due isotopi dell'uranio, e poi del torio. Queste, vedete, si parte da qua, per esempio questo è il punto di partenza, è un nucleo di uranio 238. Questa freccia qua indica un decadimento alfa e questa freccia così invece verso l'alto indica un decadimento beta. E quindi questo si trasforma prima in torio facendo un decadimento alfa, in questo senso. Poi subisce un decadimento beta e si trasforma in protoattinio, questo indicato con PA. Poi diventa uranio 234 sempre con decadimento beta, poi di nuovo ricomincia una successione di decadimenti alfa, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi la cosa continua, qui addirittura ci sono delle diramazioni, cioè certi nuclei subiscono sia radioattività alfa che decadimenti beta, finché alla fine si arriva al nucleo stabile che è il piombo, cioè alla fine della generazione, attraverso tutti quanti questi passaggi, si arriva a un isotopo del piombo, è quello che si trova. Strumenti di misura della radioattività, allora il più usuale, quello che credo che sia più pratico da usare, è il vecchio contatore Geiger-Müller, che sfrutta proprio la capacità di ionizzare di queste sostanze, e qui è fatto, rappresentato in spaccato, nel senso che c'è un tubo all'interno del quale c'è una sticciola e all'interno c'è un gas. Allora, tra la sticciola, e tutto diciamo, è chiuso all'interno di questo tubo, tra la sticciola e il tubo metallico c'è una differenza di potenziale prodotta da una batteria. Allora, questa differenza di potenziale però non è tale da produrre una scintilla, a meno che non passi una radiazione tipo radiazione alfa oppure beta oppure gamma. A questo punto la radiazione ionizza, si producono le condizioni possibili per una scarica elettrica, si ha una scarica, e questa scarica viene registrata dal contatore oppure si sente proprio acusticamente come un rumore del microfono. Quindi è uno strumento molto semplice che permette di misurare l'attività senza ovviamente distinguere di che tipo di qual è l'energia eccetera. Vabbè, esistono vari tipi di dosimetri, su questo non mi posso purtroppo dilungare. Diciamo, vi ho dato un pochettino il quadro della fenomenologia, diciamo, a livello molto molto semplice e descrittivo. E è chiaro che per quanto riguarda la fisica le cose non si fermano a quello che ho detto, che sono diciamo proprio il punto di partenza. Però diciamo quello che ho detto è essenzialmente è indispensabile per il resto. Chiaramente il nucleo viene studiato come si studia ogni sistema microscopico usando la meccanica quantistica. E però si tratta di come si studiano gli atomi, no? Avete visto come si applica l'equazione principale della meccanica quantistica, è l'equazione di Schrödinger, e questa va bene anche per studiare non soltanto gli atomi ma anche i nuclei. Il problema però quando si ha a che fare con i nuclei è ancora più complicato di quello che succede con gli atomi. Come sapete l'equazione di Schrödinger si risolve esattamente soltanto nel caso più semplice possibile, cioè l'atomo di idrogeno, sto parlando di atomi.
soltanto quando volete calcolare i livelli energetici degli elettroni nell'atomo di idrogeno, che è più semplice possibile, riuscite a farlo esattamente usando l'equazione di Schrödinger. Appena andate a un atomo un po' più complicato, un atomo di elio per esempio, diventa un problema a tre corpi e soluzioni esatte non esistono. Ovviamente le complicazioni crescono man mano che cresce la complessità dell'atomo o del nucleo. Per il nucleo le cose sono ancora peggio, no? Perché come i numeri diciamo, crescono, no? Abbiamo parlato di uranio 238, quindi vuol dire che se volessimo studiarlo applicando la meccanica quantistica dovremmo risolvere un'equazione di Schrödinger in cui ci sono diciamo, 238 particelle. Tenete conto che non l'ho detto prima, ma nel nucleo, potete pensare che il nucleo è fatto sì da protoni e neutroni molto strettamente uniti, ma in realtà questi non stanno fermi, viaggiano continuamente, si muovono continuamente l'uno intorno agli altri con una velocità che è elevata, circa un quarto della velocità della luce. Quindi diciamo anche il nucleo a sua volta è come se fosse un minuscolo atomo ancora più in miniatura. Non so se riesco a dare l'idea. E diciamo il problema di risolvere l'equazione di Schrödinger per un nucleo che non sia quello semplice è praticamente impossibile. Diciamo. Però ovviamente i fisici si sono applicati, diciamo, questi problemi sono stati investigati fin dalla nascita della meccanica quantistica e sono stati fatti tanti modelli approssimati che descrivono più o meno bene certe proprietà del nucleo. Un modello interessante che è molto semplice, uno dei primi, addirittura un modello a goccia. Come dice il nome, il nucleo viene visto proprio come se fosse una goccia di liquido. Una goccia è composta da tante molecole, no? Però se voi la guardate, diciamo, potete schematizzare il comportamento della goccia introducendo delle forze di volume che tengono assieme le parti della goccia, ma anche delle forze di superficie. Non so se avete osservato che le gocce diciamo, non tendono a sparpagliarsi, ma la goccia anche di acqua, per non parlare di mercurio per esempio, no? Quando i termometri si rendevano a mercurio e si rompevano, si vedevano queste goccioline. Quello che tiene assieme queste gocce si chiama tensione superficiale. Va bene? È quello che rende, cerca di rendere minima la superficie della goccia, facendole assumere la forma sferica e quella che risponde. Vabbè. Allo stesso modello va bene anche diciamo, per certi aspetti dei nuclei. Addirittura con questo diciamo, modello si possono investigare gli stati vibrazionali, cioè come una goccia no, può vibrare e quindi c'è una certa energia di vibrazione oscillare su se stessa, ma può anche ruotare su se stessa e quindi sono certi livelli energetici nulli che possono essere descritti in questo modo qua, come stati vibrazionali o stati rotazionali. Vabbè, all'estremo opposto ci sta il modello a guscio. Il modello a guscio è praticamente il modello che applica al nucleo quello che si fa con gli atomi. Quello che avete visto no? Quando avete studiato, avete investigato l'atomo di idrogeno. Avete visto che gli elettroni possono stare, l'elettrone, ma questo è vero per ogni atomo, possono stare soltanto su certi livelli energetici. Vabbè. Che corrisponde a certe soluzioni dell'equazione di Schrödinger, non su altre. Sono permessi soltanto certi valori dell'energia e non tutti che sarebbero possibili secondo la meccanica classica. Va bene, lo stesso succede per il nucleo, cioè anche i protoni e i neutroni all'interno del nucleo possono avere soltanto certi livelli di energia che possono essere classificati come si fa con i livelli energetici di elettroni all'atomo e non altri. Chiaramente questi modelli sono comunque dei modelli approssimati, più o meno bene approssimati. Vabbè, non entro nel dettaglio, questo addirittura è il modello a gocce, la cosiddetta formula semiempirica per le masse, che vi dà l'energia di legame, tenendo conto, vabbè, questo qua è un termine di volume, questo qua è un termine di superficie, questo tiene conto dell'interazione coulombiana, questa è una correzione, questa è un'altra, vabbè, non entro nel dettaglio perché effettivamente non avrete. Il modello a guscio vi ho più o meno detto di che si tratta. Parliamo invece delle reazioni nucleari. Le reazioni nucleari si ottengono bombardando un nucleo bersaglio con un proiettile. Questo può essere una particella alfa, un altro nucleo, un neutrone, un protone o qualunque altra particella. In genere, diciamo, queste sono le. Facendo una reazione nucleare, ovviamente vengono prodotti nuclei diversi da quelli iniziali. E spesso si producono elementi che sono instabili, nuclei instabili e che non si trovano in natura. Oppure si possono produrre anche elementi naturali. Per esempio, i radionuclidi, che vengono usati spesso in medicina nucleare, vengono prodotti in questo modo, facendo le particolari opportune reazioni nucleari per produrre queste sostanze. Qui c'è un disegnetto di una particella alfa che viene mandata
a collidere con un nucleo di azoto e allora si forma un isotopo dell'ossigeno, vedete il numero di masse 17, poi c'è un protone che esce fuori. Questa è una reazione nucleare completamente diversa, questo è un nucleo di deuterio che si fonde con un nucleo di trizio, sono i due isotopi dell'idrogeno che abbiamo visto prima, esce fuori un nucleo di elio, un neutrone e tanta energia, la somma di 3,5 MeV più 14,1 MeV portati rispettivamente dalla... Una reazione nucleare molto importante, quella che conoscete, è quella diciamo, studiata da Fermi e Dan, eccetera, è quella che produce la fissione nucleare, anziché come prima la formazione di un nuovo nucleo, addirittura in questo caso c'è la scissione di un vecchio nucleo, e poi in particolare sia una reazione a catena. Questo succede quando ci sono certi nuclei, in particolare l'uranio-235, ma ce ne sono altri, che quando vengono colpiti da un neutrone si spezzano in due emettendo energia, perché questi nuclei più piccoli hanno energia cinetica, molta energia cinetica, e poi in più emettono altri neutroni. Questi neutroni possono andare a colpire altri nuclei dello stesso materiale e se sono più di uno, in genere sono due o tre, producono a loro volta tre altre fissioni nucleari, quindi si produce altra energia, altri neutroni che a loro volta vanno a scindere altri nuclei, eccetera. Si ha quindi la cosiddetta reazione a catena. La reazione a catena è quella che produce l'energia nucleare sia nei reattori nucleari che nelle bombe. Tenete conto che ciascuno di questi passaggi, ciascuna di queste, dura un miliardesimo di secondo. Per cui se voi fate i calcoli e vedete, per esempio, immaginiamo che i neutroni emessi siano 3 e vedete come rapidamente cresce l'esponenziale di 3, vi accorgete che in un milionesimo di secondo viene emessa una quantità enorme di energia, in un tempo brevissimo. Diciamo, questo è il principio che sta alla base di una bomba nucleare. È un'emissione di energia in quantità enormi in un tempo brevissimo, prodotta da questa reazione qua, la reazione a catena. Vabbè, questo è il disegno della fissione nella quale ho accennato prima, questi qua sono i nuclei più piccoli e questi sono i tre neutroni in questo caso. I tre neutroni possono essere 3 e 2, insomma, possono essere un numero variabile, non necessariamente questo. Giusto per diciamo, darvi un po' di cifre, le energie che si ricavano dalle reazioni nucleari sono milioni di volte maggiori di quelle ricavabili a parità di peso delle sostanze coinvolte dalle reazioni chimiche. Se voi bruciate un chilo di carbone ottenete una certa quantità di energia. Se voi invece fate scindere un chilo di uranio, ottenete una quantità di energia che è decine di milioni di volte maggiore. Qui diciamo, ci ho segnato dei dati, vedete una lampadina resterebbe accesa per 8 ore bruciando del carbone, mentre invece dalla fissione di un chilo di uranio o dalla fusione di un chilo di idrogeno si ottiene energia sufficiente per tenere accesa la lampadina per 30.000 anni, diciamo, questo è il motivo per cui si parla tanto di energia nucleare di un tipo o dell'altro. Va bene, ho detto qualcosa, credo che basti. In genere i due nuclei che si scindono hanno uno un peso, sto parlando della fissione dell'uranio 235, uno ha un peso intorno a 140 e l'altro ha un numero di massa intorno a 90, non sono uguali, non sono quasi mai uguali, però poi in più ci sono due o tre neutroni, qua ne ho messi due, e poi questo qui rappresenta l'energia che viene messa in questa reazione. A loro volta, l'energia cinetica totale dei frammenti è circa 170 megaelettronvolti, quindi questi frammenti, se la reazione avviene all'interno, come succede normalmente, all'interno del materiale, l'energia cinetica dei frammenti serve a riscaldare il materiale, no? Quindi diciamo, si produce un riscaldamento locale e poi la cosa continua attraverso le altre reazioni. Non so se mi sto spiegando, quindi l'effetto della reazione è il riscaldamento. Non solo, ma vengono prodotti questi nuclei in più che a loro volta sono radioattivi. Questi nuclei radioattivi poi si trasformano in altri nuclei e questo crea il problema delle scorie radioattive. Cioè quando noi nei reattori nucleari scindiamo uranio, il guaio è che si produce sia energia, come sapete, però si producono altri nuclei radioattivi che hanno vite medie che possono essere molto brevi, ma spesso, molto brevi vuol dire ore, minuti, possono essere giorni, ma possono essere anni o anche centinaia di anni. Allora questo crea il grosso problema di cosa fare con queste scorie, cioè anche se voi spegnete il reattore nucleare, le scorie sono estremamente radioattive e dovete diciamo, cautelarvi circa il trattamento di queste scorie radioattive e quindi vanno conservate per centinaia di anni. Il problema non si, in Italia si sta discutendo molto, no?
sotterraneamente su dove mettere le scorie radioattive. Il problema esiste da vari anni, se ne parla, ogni tanto vedete un trafiletto sul giornale, perché è chiaro che scoppierebbe una guerra, no? Se un paese sapesse, vedete che domani a un chilometro dalle vostre case verrà creato un deposito di scorie nucleari. Insomma, non si riescono a fare discariche per la spazzatura ordinaria, figuratevi le discariche per scorie nucleari, la gente farebbe le barricate, come è già successo quando c'è stata la proposta di mettere le scorie nucleari in un paese in Basilicata. Vabbè, giusto per dire qualche cosa che può essere interessante, l'uranio naturale, l'uranio si trova in natura, è un elemento naturale, però è quasi tutto quanto uranio che non va bene, uranio 238 che non è fissile, quindi non va bene per produrre energia, e invece soltanto lo 0,7% è uranio 235 che è fissile. L'uranio 238, se voi li mandate contro i neutroni, assorbe questi neutroni e dopo un poco sputa raggi gamma, insomma, e quindi non vi serve per fare la reazione a catena che viene. Invece avete bisogno di avere il più possibile di uranio che sia 235, non 238. E quindi se volete usare l'uranio come combustibile, questo va arricchito. Non va bene quello che si trova in natura, che non è tanto, ma non solo, va trattato e va arricchito. E va arricchito tanto più se volete usarlo non per nei reattori nucleari, ma nelle bombe. Non so se avete seguito il problema delle trattative tra l'Iran, che sta arricchendo uranio, e diciamo gli altri stati, eccetera. Il problema è appunto, non si sa, la tecnica è la stessa di arricchimento, gli iraniani usano centrifughe come si usava una volta, la tecnica è la stessa, però è chiaro che a seconda di dove ci si ferma si produce combustibile soltanto per usi pacifici, oppure se si continua a concentrarlo, ad arricchirlo, si producono bombe, cioè combustibile per le bombe. Per avere una bomba è semplicissimo, cioè basta prendere uranio, cioè fare una bomba atomica in teoria è estremamente semplice, basta avere una massa di materiale fissile che superi la massa critica, cioè un certo valore, se mettete assieme una massa sufficiente di uranio assieme, a questo punto scoppia. Cioè, scatta la reazione nucleare, si libera questa energia in maniera distruttiva. Quant'è la massa critica? Una volta era uno dei segreti meglio conservati del mondo, adesso sta su internet, sono circa 50 kg. Se mettete circa 50 kg di uranio, chiaramente non si compra diciamo, in farmacia, e il problema è portarli assieme in maniera estremamente veloce. Quindi nelle prime bombe si faceva attraverso, c'erano dei pezzettini, nelle bombe lanciate in America, dei pezzettini di uranio che venivano sparati simultaneamente in modo da arrivare tutti quanti assieme, da collidere, formare la massa critica e poi si aveva l'esplosione. Vabbè, e questa invece è una reazione nucleare, un reattore nucleare con, diciamo, sono i camini di raffreddamento. Qua ho messo uno schemino di come funziona il reattore, diciamo questo qua è proprio il nocciolo, qui avviene la reazione. Qui c'è un contenitore che, come sapete, come capite, deve essere di cemento molto molto robusto per resistere alle pressioni, ma anche per, diciamo, per motivi di sicurezza, per impedire che qua dentro tutto quanto è estremamente radioattivo e per impedire che siano fuoriuscite di materiale all'esterno. E qui la cosa importante sono queste barre di controllo che si possono in questo caso alzare o abbassare. Queste barre sono fatte da un materiale che assorbe i neutroni. Allora, se voi abbassate, cioè inserite queste sbarre di cadmio, in genere viene usato, il cadmio assorbe i neutroni. Quindi se voi li inserite, quei neutroni che escono fuori da una reazione non vanno a produrre altre reazioni, ma vengono assorbiti e quindi la reazione si rallenta oppure addirittura si blocca. Se li tirate fuori, invece, la reazione, diciamo, cresce. Se li tirate fuori troppo, come è successo a Chernobyl, non riuscite più a rimetterli dentro e scoppia tutto. A Chernobyl, vi ricordate, successe esattamente questo, facevano delle prove, tirarono fuori troppo queste barre di controllo, a un certo punto la reazione scattò e non fu più possibile dominarla. E una cosa del genere è successo anche a Fukushima, quando diciamo non funzionò il meccanismo. Vabbè, rapidamente, questo è un liquido che viene riscaldato, qua si produce in pratica calore, è un tipo di combustione, si produce calore, si produce quindi vapore, questo vapore mette in movimento le turbine fanno girare queste alternanti, si produce corrente elettrica che va a finire agli utilizzatori delle città e poi bisogna, come in ogni brava macchina termica, bisogna raffreddare quest'acqua e questo si fa usando l'acqua di un fiume o di un lago, eccetera. E in pratica questa è una macchina termica che lavora
tra le due temperature, esattamente come le macchine termiche, come una macchina a vapore, e cambia il tipo di combustibile, ma per il resto teorema di Carnot, teorema di Clausius, tutto quello che sappiamo della termodinamica classica va applicato benissimo. È molto più pericolosa, semplicemente questo, vabbè, e questo l'ho detto. Andiamo rapidamente alla fusione. Allora, la fusione è diciamo, il fenomeno inverso, cioè anziché, vi ricordate quella curva che era fatta così, no? Allora si libera energia o quando si scindono nuclei pesanti oppure quando si fanno fondere nuclei leggeri, quindi quando si va comunque verso il ferro che corrisponde ai nuclei più stabili. Allora, la fusione è il processo attraverso il quale viene prodotta luce e calore nelle stelle. La luce del Sole ci arriva a noi, che è fondamentale ovviamente, non esisteremmo senza, è prodotta non dalla fissione nucleare, bensì dalla fusione nucleare. E in questo caso la reazione è quella che sta scritta qua, questa è esattamente la reazione che avviene nel Sole, sono due protoni che si fondono, collidono e formano un idrogeno 2, quindi formano un nucleo di deuterio. Questo è un positrone, cioè una particella, abbiamo accennato prima, che ha le stesse caratteristiche dell'elettrone, però ha carica positiva. E questo è un neutrino. Poi un elettrone appena formato interagisce con un elettrone che sta da quelle parti, sicuramente si formano due raggi gamma che portano via energia. Poi invece il deuterio, siamo qua, interagisce con un altro protone e forma un nucleo di elio 3 e rilascia ancora energia. Ciascuno di questi Q è la quantità di energia che viene rilasciata in questo processo. Poi, quando si incontrano due nuclei di elio 3, si forma un nucleo di elio 4 con rilascio di energia e poi ci sono ancora due protoni che servono per ricominciare questa reazione con altri elettroni che stanno in giro. In totale, da questa reazione si producono 25,7 mega electron volt. E questo è il processo che avviene nel Sole. Questo processo avviene spontaneamente, è avvenuto da solo, cioè nessuno ha acceso il Sole, e semplicemente avviene quando i due protoni hanno un'energia sufficiente. Qual è il problema? E i due protoni hanno la stessa carica elettrica, quindi si respingono. Quindi respingendosi, per poter far scattare questa reazione, occorre invece che intervengano le forze forti. Quindi la loro distanza deve diventare piccola dell'ordine di un Fermi. Affinché succeda questo, occorre che le energie cinetiche iniziali dei due protoni siano talmente elevate da poterli portare sufficientemente vicini. Va bene? Cioè, se prendo due protoni a energia bassa, questi vengono respinti dalla repulsione coulombiana. Per poter far scattare questa reazione devono essere molto veloci, quindi avere molta energia cinetica, in modo da poter sbattere uno contro l'altro e diventare sufficientemente vicini affinché possa scattare l'interazione forte. Va bene? Allora, quando è che diventano sufficientemente energetici? Quando la temperatura è sufficientemente elevata, l'energia cinetica media è proporzionale alla temperatura, e quindi questa reazione avviene quando la temperatura è superiore a circa 15 milioni di gradi. Quindi per poter far scattare questa reazione occorre che il vostro gas, composto da protoni, elettroni, eccetera, eccetera, abbia una temperatura di circa 15 milioni di gradi. Nelle stelle questo succede in maniera naturale, nel senso che le stelle sono formate dalla contrazione di nubi fredde di idrogeno e di elio. No? Questa contrazione è avvenuta a causa della forza gravitazionale. La forza gravitazionale ha fatto condensare queste nubi e man mano queste nubi si contraevano, succede la stessa cosa che succede quando voi premete l'aria in una pompa per gonfiare la gomma della bicicletta, si riscalda, la contrazione provoca il riscaldamento. L'energia gravitazionale si trasforma in energia termica. Tenete conto che le masse in gioco sono masse enormi, per cui diciamo contraendosi queste masse, l'energia gravitazionale si è convertita in energia termica. A un certo punto nel nucleo la temperatura ha superato 15 milioni di gradi, è scattata questa reazione e la stella ha cominciato a accendersi. E poi la reazione si è sostenuta da sé. Quindi se non esistesse la forza gravitazionale non esisterebbero le stelle, non esisterebbe ovviamente, non esisteremmo noi. Vabbè, questo ve l'ho detto in pratica nel discorso precedente. I dati che riguardano il Sole sono questi qua. Un chilogrammo di idrogeno consumato nel Sole, consumato vuol dire fuso, produce 6.3 per 10 alla 14 joule. Il carbone produrrebbe invece 10 a meno 7 joule per 3.3, molto di meno. Ogni secondo
Questi sono 6.2 per 10 alla 11, quindi sono 100 miliardi di chili, 600 miliardi di chili di massa del Sole si convertono in energia. Quindi diciamo il Sole diventa sempre meno massiccio, meno massivo, perché la sua parte della somma continuamente viene trasformata in energia attraverso queste reazioni. E questa è l'energia che viene messa e arriva anche fino a noi. Vedi, sono cifre enormi, sono numeri enormi, però non c'è da preoccuparsi perché la massa del Sole è 1.99, circa 2 per 10 alla 30 kg, quindi il Sole ha molto combustibile ancora. Intanto è vero che il processo, si può calcolare, è cominciato 4 miliardi e mezzo di anni fa e continuerà per altri 5 miliardi di anni. Quindi non dobbiamo preoccuparci, non solo, ma una volta che sarà esaurito l'idrogeno comincerà a fondersi l'elio, quindi si avrà un'altra tipo di reazione, eccetera, eccetera. Vabbè. Rapidamente, la fusione termonucleare controllata, invece, noi cerchiamo, ovviamente, l'umanità cerca di produrre la stessa reazione che avviene nel Sole, cerca di rifarla invece in laboratorio o nei reattori a fusione. Ci sono molti vantaggi, che dirò dopo, rispetto alla fissione nucleare. Le reazioni più promettenti non sono quelle che avvengono nel Sole, ma sono queste qua, che comunque involgono isotopi di idrogeno. Il problema, cioè i vantaggi quali sono? È che ci sarebbe molto più combustibile. L'uranio non ce n'è molto in giro, sta soltanto in Africa, in Russia, in America, ce n'è molto poco. Quindi l'uranio tra un po' si esaurirà. Mentre invece il combustibile per fare la fusione nucleare ce n'è tanto nell'acqua di mare, quindi non ci sarebbe il problema. Poi ci sarebbero con questo processo molto meno scorie radioattive, non ci sarebbe il problema di trattare le scorie. Non solo, i prodotti radioattivi hanno tempi di decadimento molto più veloci, molto più rapidi di quelli prodotti dalla fissione nucleare, quindi non ci sarebbe i problemi connessi con lo smaltimento delle scorie, eccetera. I problemi sono però enormi, perché voi dovete portare questo plasma, quindi questo gas completamente ionizzato, a temperature di milioni di gradi e quindi non potete mettere in un recipiente normale. E ancora bisogna inventarsi, e la gente lo sta vedendo, dei modi per confinare, si dice, questo plasma, senza ovviamente fargli toccare delle pareti che immediatamente o raffredderebbero il plasma oppure verrebbero distrutte. E il confinamento si fa usando dei campi magnetici oppure con altre tecniche, eccetera. E poi c'è il problema di come tirare fuori l'energia prodotta da questo, che è ancora un problema molto complicato. C'è un progetto internazionale, ce ne sono vari, ma quello enorme al quale partecipiamo anche noi, si chiama ITER, si sta facendo un grosso laboratorio in Francia, anche l'Italia partecipa, ma ci vorranno anche molti anni ancora per poter realizzare questi obiettivi. Qua ho riportato uno schemino del modellino diciamo il plasma dovrebbe stare, questa è una sezione, questa parte vuota qua che vedete sarebbe una parte di una sezione a forma di ciambella, cioè il gas dovrebbe stare dentro a questa ciambella e vedete l'omino qua, eccolo qua, vedete le dimensioni, l'omino è molto più piccolo di questa. Sono progetti che richiedono, questo ovviamente è un modellino, progetti che comunque per realizzare richiedono migliaia di miliardi, non sono per niente, infatti vi partecipano molti paesi europei ma anche Giappone e altri. Vabbè, allora una delle altre cose che vorrei dirvi, poi ovviamente dovrò tagliare su parecchie altre cose, riguarda la radioattività ambientale. Esiste un fondo di radioattività ambientale che non è eliminabile, nel senso che molti materiali naturali sono radioattivi, molte rocce o materiali come il tufo, materiali da costruzione, emettono radioattività. E non solo, ma noi siamo immersi nella radiazione cosmica che ci viene dai raggi cosmici e poi ci sono materiali radioattivi che stanno in giro prodotti da reattori nucleari, da medicina nucleare, eccetera, eccetera. Quindi questi sono ineliminabili. In certi casi qui non vedo un rivelatore di fumo, ma in molte stanze c'è un rivelatore di fumo, che è un dispositivo che serve per là, diciamo, è fatto usando una sostanza che emette particelle alfa. Non è pericoloso, nel senso che questo fondo di radioattività naturale viene considerato non solo, ma anche una parte dell'ossigeno che noi respiriamo è un isotopo radioattivo, è C14 che è radioattivo, una parte dell'ossigeno. E quindi noi lo respiriamo continuamente, non solo, ma lo mangiamo anche con gli alimenti che contengono questo ossigeno. Quindi questo non c'è nulla da fare e si suppone che questa radioattività non sia particolarmente pericolosa, o quantomeno
Vabbè, non possiamo farci niente. È chiaro che è possibile stimare il livello pericoloso della radioattività ambiente, ci sono dei posti in cui questo livello di radioattività è maggiore che in altri. In Italia il valore medio è intorno a 3,3 millisievert per anno, il millisievert è un'unità di misura della dose equivalente che abbiamo. Vabbè, gli effetti biologici di radiazioni non riportati qua, ma sono del tutto ovvi, no? Insomma, è chiaro che se uno viene colpito da un proiettile di pistola subisce grossi danni, ma lo stesso succede alle cellule quando vengono colpite da radiazioni tipo alfa, beta o gamma. Le loro energie, come ho detto prima, sono in grado di scindere il DNA, di danneggiare tutti quanti gli organelli che stanno all'interno delle cellule, e quindi i danni prodotti dalla radioattività possono essere irreversibili, possono produrre la morte della cellula o se non altre malattie, eccetera. Per esempio, uno dei prodotti molto pericolosi è il radon. In genere, se vi ricordate la catena radioattiva dell'uranio, tutti quanti quei materiali in realtà non sono pericolosi perché stanno nelle rocce, quindi restano confinati nelle miniere, nelle rocce, eccetera. Uno di quelli invece è un gas, gli altri invece sono sostanze soliche, è un gas che si chiama emanazione del radio, detto anche radio, è un gas nobile. Questo si mescola con l'atmosfera e diciamo emette particelle alfa, quindi quando viene respirata diciamo emette proprio dall'interno radioattività alfa, sono tanti proiettili che colpiscono i nostri polmoni, i nostri organi interni. Ed è pericoloso, tant'è vero che per fortuna si accumula nei locali bassi, in locali chiusi, eccetera, insomma, nelle cantine, quindi è importante areare queste zone. E c'è poi, diciamo, perché tu hai aerei, apri le finestre, Michele Guida è venuto, perfetto, infatti c'è un mio collega che si occupa. Senza contare che poi questi effetti che possono essere pericolosi invece possono essere usati, sono usati in medicina nucleare per invece avvantaggio, per distruggere tessuti malati, eccetera. Vabbè, qua ho messo semplicemente dei titoli di applicazione delle radiazioni al caso della fisica. Vabbè, non vi dico più nulla di queste cose perché non ho tempo, voglio passare. Faccio scorrere molto rapido, poi vi ripeto, queste trasparenze ve le lascerò al. Una tecnica molto importante, sicuramente nota, è l'NMR, no? Risonanza magnetica nucleare. Questo ha il vantaggio di non essere pericolosa. Questo sfrutta il fatto che i protoni hanno, non ho avuto tempo, un momento magnetico, sono delle minuscole calamite. E allora questi protoni, in particolare diciamo, vengono quelli delle molecole di acqua, quando vengono colpite da una reazione elettromagnetica reagiscono in maniera appropriata e questo modo può essere analizzato per formare un'immagine dell'organismo, un'immagine che ha il vantaggio di non produrre assorbimento di radiazioni pericolose, cioè anche se c'è la parola nucleare, quando diciamo non c'è nulla di dannoso, a differenza di esami tipo la scintigrafia o esami PET, in cui effettivamente vengono immesse sostanze radioattive nell'organismo per studiare processi metabolici, eccetera. Allora, qui vedete, questo qui è il risultato di un esame nel cervello, si può distinguere un NMR, dalle zone, queste qua in rosso sono quelle irrorate quando il cervello è felice e quando invece la persona è triste diciamo vengono irrorate particolarmente dal sangue queste altre zone, cioè la tecnica è talmente raffinata da poter distinguere gli stati d'animo della persona. Vabbè, radionuclidi a scopo terapeutico, c'è una protonterapia, non vi dico nulla, la protezione, vabbè, il problema è che i raggi alfa vengono assorbiti da pochi centimetri di aria, quindi basta un po' di aria per assorbire i raggi alfa e non ci dobbiamo preoccupare. I raggi beta penetrano spessori metallici, diciamo non troppo spessi, i raggi gamma sono un guaio perché penetrano strati di diversi centimetri di piombo. Sempre usando la radioattività si possono datare rocce, ma anche usando il carbonio radioattivo si possono datare sostanze biologiche tipo il legno, eccetera, eccetera. Allora sto parlando adesso di fisica subnucleare o di fisica delle particelle. Di nuovo andiamo più rapidamente questa volta. Cenni storici, 1926, formulazione meccanica quantissima, sapete, 1928, equazione di Dirac, ne dirò qualche cosa dopo. 32, viene scoperto il neutrone, ipotesi di palo di neutrino, l'abbiamo visto, scoperto del positrone, Yukawa posto una particella che si chiamò mesone. Questa particella fu postulata da questo teorico giapponese per spiegare l'interazione forte,
pensando che ci fosse una particella, eccetera. Voglio citare questa, diciamo, il grosso delle esperienze di fisica delle particelle. Qui siamo prima della Seconda Guerra Mondiale, la gente in questo periodo si occupava essenzialmente di fisica nucleare, diciamo, quelli che facevano queste cose. La fisica delle particelle era un po', diciamo, messa da parte. Invece, dopo la guerra, la fisica nucleare aveva dato tutto quello che praticamente poteva dare e ci si cominciò a interessare molto invece di fisica delle particelle elementari. Mi piace citare questo esperimento perché fu fatto da 3 fisici italiani, di cui questo, il professore Pancini, è stato mio professore all'Università di Napoli, cioè una persona alla quale sono stato molto legato. Vabbè, come vedete ricorrono molti nomi italiani in questi esperimenti, e poi ci sono ovviamente nomi di fisici che conoscete, Feynman, Gell-Mann, eccetera, eccetera. Vabbè, andiamo avanti. Allora, quello che c'è da dire, che è indispensabile che sappiate, è il cosiddetto modello standard delle particelle elementari. Sotto questo nome si intende praticamente l'insieme delle cose che sappiamo circa le particelle elementari. Questo non è qualcosa che è stato formulato da un unico scienziato, è stato fatto da vari scienziati, qualcuno ha dato molti contributi, qualche altro di meno, e sono voluti circa 30 anni per mettere a posto questo schema generale. Quello che sappiamo è abbastanza complicato, quindi lo dirò abbastanza rapidamente, però tengo conto che il tempo è abbastanza poco e quindi... Allora, noi sappiamo che le particelle elementari si possono classificare in vari modi. Allora, uno dei modi per classificarle è quello che in inglese si chiama il flavor, che in italiano si traduce come sapore. Come sapore ci sono leptoni, poi ci sono i quark, che appartengono alla categoria dei fermioni, di questo sicuramente avete sentito parlare, e poi ci sono le particelle che sono bosoni, e si chiamano, pensate, bosoni di Gauge. Benissimo. Andiamo ai leptoni, quindi la prima categoria che abbiamo detto. I leptoni appartengono a 3 famiglie. Le famiglie sono queste qua messe in verticale. L'elettrone, ne abbiamo parlato abbondantemente prima, e l'elettrone ha un suo neutrino, che vedete c'ha si indica una lettera nu e con la lettera E, è proprio il neutrino dell'elettrone, fa parte della stessa famiglia. Poi c'è un'altra particella che si chiama muone, questo è quello che fu scoperto dal mio professore, trovato nei raggi cosmici. Il muone è circa 200 volte più pesante dell'elettrone, ha la stessa carica elettrica. Curiosamente le cariche elettriche sono sempre o quelle dell'elettrone o, diciamo, strettamente imparentate. Il muone ha il suo neutrino, che si chiama neutrino del muone, e questa è la seconda famiglia. E poi si è scoperto una terza famiglia, il cui, diciamo, è composta dal tau e dal suo neutrino, il neutrino del tau. In totale abbiamo quindi 6 particelle. Però la cosa non è così semplice, perché ciascuna particella ha la sua antiparticella, e quindi in totale questi sono 12 leptoni. Le antiparticelle sono particelle con le stesse, quasi con le stesse caratteristiche, tranne qualcuna. Per esempio, qua ho messo proprio un quadro, per esempio il positrone, che è l'antiparticella dell'elettrone, ha la stessa massa, stesso spin dell'elettrone, sono quasi completamente uguali, è soltanto carica elettrica uguale, ma contraria, uguale in valore assoluto ma di segno opposto. E così succede per l'antiprotone, per le altre particelle. Ci sono particelle, per esempio l'antineutrone, il neutrone non ha carica elettrica, no? Qualcuno si chiederebbe, allora l'antineutrone che c'ha il momento magnetico diverso, perché il neutrone, pur non avendo carica elettrica, è una minuscola calamita, e allora l'antineutrone ha un momento magnetico di segno opposto, e quindi esiste effettivamente, è stato scoperto tra l'altro, l'antiprotone è stato scoperto da un altro fisico italiano che si chiama Segre. Alcune particelle poi non hanno antiparticelle, si dice che coincidono con la propria particella, con se stesse. Vabbè. La cosa interessante è che quello che succede, le antiparticelle formano la cosiddetta antimateria. Il nostro universo è fatto esclusivamente, quasi esclusivamente di materia ordinaria. Ma quando si incontra materia ordinaria con antimateria succedono fuochi artificiali, nel senso che quando si incontrano sufficientemente vicino un elettrone e un positrone, normalmente scompaiono entrambi, decadono, producendo 2 fotoni gamma. Quindi la materia scompare, la massa scompare completamente, si libera, diventa tutta quanta energia. Si ha l'annichilazione di queste 2 particelle. O il contrario può avvenire, cioè un fotone a sua volta può fare viceversa, cioè a un certo punto può produrre un elettrone e un antielettrone. Ci siamo finora? Quindi il quadro, quando riguarda i leptoni, spero che sia abbastanza, sono 12 quindi in totale, 3 particelle. Poi ci sono i quark, che sicuramente conoscete, anche i quark appartengono a 3 famiglie, sono una grossa simmetria, insomma, tra... E sono questi, vengono contraddistinti con queste lettere, e i nomi sono questi, sono iniziali, questo è il quark up, questo è il quark down, questo è il charm, questo è lo strange,
Questo è il top e questo è il bottom. Questi sono quelli più leggeri. Qua ho segnato le masse che non sono, queste, diciamo, non sono direttamente misurabili, poi vi spiego perché. In totale quindi abbiamo 3 famiglie e quindi abbiamo 3 quark apparentemente. Però che succede? Dunque, la cosa che non è importante da dire è che i quark, come sapete, hanno carica frazionaria. Cioè mentre l'elettrone e protone eccetera hanno carica o più 1 o meno 1 unità di carica elettrone, invece i quark hanno carica o 2/3 positivo o negativo oppure 1/3 positivo o negativo. Vabbè, quindi hanno carica frazionaria, si dice. 1/3 o 2/3 la carica dell'elettrone. Bene, allora, poi che succede? Quindi questi qua sono 3 famiglie, quindi sono 6, però ognuno di questi ha un'antiparticella. E quindi torniamo a 12 quark. Però non finisce qua, perché ogni quark può stare in 3, ha una proprietà ulteriore che si chiama colore, e il colore è l'analogo, per quanto riguarda le interazioni forti, della carica elettrica per le interazioni elettromagnetiche. Le cariche elettriche possono essere di due tipi, positiva e negativa. Il colore, il nome gli è stato dato così, dovendolo battezzare in qualche modo, si è chiamato colore, questa specie di carica forte, diciamo. Le cariche forti sono di 3 tipi, va bene? A differenza delle cariche che mi sto spiegando? Quindi sono 3 tipi di... E quindi ogni quark, ogni antiquark può esistere in 3 colori, che sono o il rosso, o il blu, o il giallo. In realtà il giallo può essere anche green, insomma, a seconda del... in inglese è green, questo qua. In totale, quindi, facendo la somma, ci sono 36 quark. Va bene? Quindi abbiamo 12 leptoni e 36 quark, quindi diciamo il numero è cresciuto parecchio. Ma non finisce qua, perché, dunque, innanzitutto c'è una proprietà fondamentale che è relativa al confinamento dei quark. I quark sono confinati all'interno dei protoni, cioè, o dei neutroni. Elettroni e positroni, neutrini, sono particelle veramente elementari, cioè non sono fatte da altre particelle. Invece, protoni, neutroni e altre particelle più pesanti sono composte da 2 o da 3 quark. Va bene? Oh, allora si dice, ma allora se sono composti, per esempio se il protone è fatto da 3 quark, in realtà sono 2 quark up e un down, come mai non è possibile rompere un protone come si è fatto con l'atomo? L'atomo inizialmente, no? La parola voleva dire inscindibile, invece bombardandolo, sì. Invece non si può scindere un protone come un neutrone perché queste forze sono di tipo diverso. Se si prova a separare questi quark, le forze che li attraggono, anziché diminuire, aumentano. Quindi i quark, quando stanno all'interno di un protone e un neutrone, sono praticamente liberi. Quando provate a separarli, no, è come se deformassi una molla, allungassi una molla, la forza che la molla esercita, aumentando la deformazione, aumenta la forza, e quindi più provate a separarli, e maggiore diventa la forza attrattiva, e quindi non si possono separare. Non so se ho reso l'idea. Questo concetto viene descritto, chiamato confinamento dei quark. Allora voi dite, ma come mai sappiamo che esistono effettivamente? Cioè abbiamo tutta una serie di prove indirette, cioè non abbiamo mai visto un quark da solo, però abbiamo tutta una serie di prove indirette che i quark effettivamente esistono e sono quelli che abbiamo indicato prima. Le particelle composte da quark non hanno colore, cioè i colori si combinano, come i 3 colori fondamentali danno il bianco, no? Questo è il motivo. E nello stesso modo i 3 quark all'interno di un protone hanno 3 colori diversi, in modo che il colore complessivo sarebbe il bianco. I 3 colori, no, mescolati assieme producono luce bianca. Vabbè, non finisce qua, perché oltre a leptoni e il quark che ho detto prima, ci sono queste particelle che si chiamano bosoni di Gauge, che sono varie anche loro. Ci sono 8 gluoni. Oh, la parola gluone deriva dalla parola inglese glue, che vuol dire colla, e sono le particelle che servono a spiegare l'interazione forte, quella che tiene assieme i quark nelle particelle formate da quark, oppure indirettamente i protoni e i neutroni all'interno dei rispettivi nuclei. Ce ne sono 8 per i motivi che non ho tempo di... Poi c'è il fotone. Il fotone, ne abbiamo parlato abbondantemente, invece, è il portatore dell'interazione elettromagnetica, il quanto dell'interazione elettromagnetica. Poi ci sono queste 2 particelle qua, in realtà sono 3. Una si chiama Z, qualche volta si chiama Z0, e l'altra sono 2 particelle cariche, si chiamano W. Queste 2 qua sono particelle massive, molto pesanti, 91 GeV. Tenete conto che, in realtà sarebbe GeV su C4, vabbè. E tenete conto che un protone ha una massa di circa 1 GeV, quindi queste sono circa 90 volte o circa 100 volte più pesante di un protone,
un po' meno quest'altra. Questi sono i portatori dell'interazione debole, quelli che producono il decadimento debole del neutrone e la radioattività beta dei nuclei, loro sono i responsabili. E poi c'è questa famosa particella di cui si è parlato tanto qualche anno fa, quando fu scoperta finalmente al CERN, che si chiama il bosone di Higgs. È una particella, cosiddetta particella di Dio, che serve a dare massa a tutte quante le altre particelle. Vabbè. C'è un'altra classificazione, oltre a quella che vi ho detto, quella era secondo il sapore. La classificazione è questa, ve la dico perché sono termini... Mi date questi altri 5 minuti oppure... Meno male, qualcuno dice sì, mi fa molto piacere. Allora, oltre ai leptoni ci sono, diciamo, le altre particelle si classificano in mesoni e barioni. Mesoni, come dice il nome, sono particelle di massa intermedia. E sono per esempio il pione, il pi, il caone, ce ne sono tantissime, sono centinaia le particelle intermedie. Questi sono fatti da un quark e un antiquark. Penso che avete sentito parlare di mesoni pi o mesoni k, insomma, qualche volta succede. Poi ci sono particelle barioni, la parola barione vuol dire ovviamente più pesanti, che sono appunto i protoni, i neutroni, eccetera. Questi sono fatti da tre quark oppure da tre antiquark. Vabbè, non ho tempo di parlare di questi schemi, che sono quelli che ci hanno permesso di capire appunto questa struttura. Neanche di questo posso parlare. Parliamo invece giusto un attimo di queste. Allora, le quattro, dico soltanto queste e poi smettiamo. Le interazioni fondamentali in natura sono queste quattro che stanno scritte qua. E le altre sono tutte quante derivate da queste, sono concetti immagino ben noti: interazione gravitazionale, interazione debole, interazione elettromagnetica, interazione forte. Ne abbiamo già parlato in pratica. Interazione gravitazionale ha un raggio d'azione infinito, con ottima approssimazione descritta dalla teoria di Newton, per campi deboli però per campi più intensi, che sono buchi neri oppure onde gravitazionali, oppure per studiare l'universo nel suo complesso, c'è bisogno della relatività generale di Einstein. Poi c'è l'interazione debole, il raggio d'azione è minore di un femtometro o di un fermi, è un'interazione universale, cioè scatta sia tra leptoni, tra di loro, che tra adroni, che tra leptoni e adroni, quindi riguarda tutte quante le particelle, tranne il fotone, è descritta dalla teoria elettrodebole di Kleschau, Weinberg e Salam, è responsabile del decadimento beta, è mediata dallo scambio delle particelle che ho detto prima, W più o meno, e della Z0. Poi c'è l'interazione elettromagnetica, che è circa 100.000 volte più intensa dell'interazione debole, è mediata dallo scambio di fotoni, cioè questo che vuol dire? Quando pigliate un atomo di idrogeno, l'elettrone che sta qua, gira attorno, è tenuto vicino al protone dal fatto che continuamente lo si scambiano fotoni. Va bene? Questi fotoni vengono prodotti da uno, da entrambi, assorbiti dall'altro e servono a segnalare all'altro: vedi che io sto qua, in questo senso, vedi che sto qua vicino, che non te ne andare, insomma, sto parlando in maniera molto... In questo senso si chiamano i mediatori o i messaggeri dell'interazione. Vabbè, la stessa funzione fanno l'altra interazione che ho detto prima, l'interazione forte, il raggio d'azione è molto più piccolo, è un'interazione che agisce soltanto tra quark o adroni che sono composti da quark, è descritta da una teoria che, come dice il nome, riguarda il colore e quindi si chiama cromodinamica quantistica, QCD. Vabbè, è mediata lo scambio di gluoni, è circa 100 volte l'interazione. Vabbè, io direi che veramente possiamo fermarci qua. Grazie.